Nome. No, ho smesso. Daniele. Ti ritieni simpatico? Non ti permetti, mi stai dando della buffona. A tratti sì, a tratti parecchio antipatico. Dove sei Sono nato? nata dalla sorca umidiccia di mia mamma. Genova, fino a prova contraria. Segno zodiacale? Topo. Acquario, ascendente Toro, credo. Soprannome. La lofa. Pezzo di Dani. Altezza? Altezza lo stai chiedendo a me? No, ho smesso anche quello. 1,85, ma avete fatto questa domanda a caso, vi do perché. Vabbè. Colore degli occhi? Il colore degli occhi è tipo sciorda di cane, tipo. Marrone, castano, marrone, nocciola. Per cosa ti vanti? Mi vanto per essere trash a tempo pieno senza far sosta. Per la mia palese ed evidente bellezza. Vuoi sposarti? Ma io sono già sposata con Rosario Muniz. No, non credo nel matrimonio e quindi non mi sposerò. Quanti modi per baciare esistono? Ne esistono tantissimi, tutti così, così. Così, così. Direi infiniti, ma poi basta che ci sia la lingua e basta. La donna, meglio acqua e sapone o truccatissima? Ma la donna è meglio che si lavi, quindi col sapone. Bah, del tutto struccata? No. Un minimo di trucco, giusto per far vedere che un minimo si tiene, sì, apprezzabile, dai. Perché se la mucca fa mu, il merlo non fa Non me? lo so, nel dubbio Pippo si fa le pippe, poi non so le altre cose. Vabbè, allora perché il cane non fa ca e il gatto non fa mi, cioè ga? Boh. Perché anche gli uomini hanno i capezzoli? Ma gli uomini hanno i capezzoli perché quando sono single possono titillarseli convinti che sia una donna. Non ne ho la più pallida idea, probabilmente in futuro potranno allattare anche loro. La cosa più insolita che vorresti fumare. Io vorrei fumare i tarzanelli di Dani, solo che lui se li fuma tutti lui e non me ne offre. Io mi sarei fumato volentieri tutti i cracker che la Stefani sputava a scuola facendo. Ci hai mai provato? Ripeto, non ci ho provato perché non ne offre. Sì, a sua insaputa sì. Sei felice? No, sono Stefani. No, sono Daniele. Hai mai provato delle droghe? Secondo te perché siamo così? Non è che ci siamo svegliati coglioni. Beh, è evidente. Sei favorevole all'aborto? Se sei la mamma di Daniele, sì. Se no, no. Sì. Preferisci sogni o realtà? Ma preferisco sogni che diventano realtà. Sogno tutta la vita. Ami il fisting? Certo che amo il fisting. Daniele è uscito 5 minuti fa dal mio retto. Ma tutto intero, insaccato con i sacchetti. Ma cos'è il fisting? No, sul serio, cos'è il fisting? Sei favorevole alla legalizzazione? Alla legalizzazione di cosa? Del fisting? Sì, fate quello che volete. Sì, alla legalizzazione dico in generale, boh, sì. E i matrimoni gay? Ai matrimoni gay? Sì, me ne può fregare di meno. Me frega a me. Fate quello che volete. Alle unioni gay? Sì, al matrimonio, non credendo al matrimonio, no.
E mai hanno usato le tue mutande? No, non le annuso perché lo so che puzzano di merda, non c'è bisogno. Sì, le annuso perché se non puzzano me le rimetto, cioè perché lavarle. Se puzzi e sei per strada, cosa fai? Se puzzo e sono per strada, beh, cosa faccio? Me ne frego. Annusatene tutti. Salve signora. Miglior sport praticato? Miglior sport? Dai, allora, se vuoi prendermi in giro, me lo dici. Ballo, ho ballato per un po' di anni. Credi di saperci fare? Saperci fare cosa? Non si sa, mistero. Nel ballo? Mi sono preso le mie soddisfazioni. Come immagini gli UFO? Io gli UFO me li immagino verdi con le dita cicciotte, anche se Daniele continua a dirmi che sono gli alieni. Io me li immagino verdi, non posso immaginarmeli verdi? So. Non me lo immagino, non ci credo, cioè per quanto io guardi documentari sugli UFO, che effettivamente, insomma, pa pare che ci siano reali possibilità che esistano, non ci credo, non riesco a crederci. Qual è il tuo stile? Ma il mio stile è lo stile Vinavil. Bisogna cospargersi di Vinavil, tuffarsi nell'armadio, quello che rimane incollato te lo tieni. Che boh, sportivo, casual. La cosa che dici più spesso? Minchia! Belin? La tua squadra del cuore? No, guarda, per me i calciatori la palla sai dove dovrebbero mettersela. A proposito, poi spieghiamo a Dani cos'è il fisting. No, io non mi piace il calcio, lo trovo uno sport assurdo e cioè, francamente, ricorrere una palla lo trovo abbastanza. Boh, vabbè. Che tipa deve essere la tua lei? Ma la mia lady va a avere la baggiana che sa proprio di stantio, di sottoscala umido. Deve essere carina, deve essere simpatica, deve averla stretta, cioè fondamentale. Però sì, cioè, sì. Il tuo miglior amico? Il mio migliore amico è il dildo che ho comprato ieri. E l'ho chiamato Daniele così così. Il mio migliore amico è il mio gatto. Puma, il mio gatto. La tua migliore amica? E la mia migliore amica invece sono le pile che ci metto appunto per farlo funzionare. La mia migliore amica l'ho comprata poco tempo fa, una bambola gonfiabile per divertirmi. Vorrei abbagasciarla quanto la Stefani, ma proprio non ce la faccio. Il tuo colore preferito? Il mio colore preferito è il fucsia, però mi piace anche il marrone, infatti anche l'asilo ero dei marroni, poi comunque per evidenti ragioni. Il nero, che mi dicono non essere colore, però a me piace il nero. Sei innamorato? Sono innamorata, ma innamorata oissimo, innamorata, orata, non so neanche dirlo, però tantissimo. Innamorata ho io? No, no, no. È meglio il culo gelato o un gelato in culo? Ma io preferirei un calippo nel culo, come ho sempre detto. Poi, insomma, va un po' a gusti. Ma d'estate quasi quasi preferirei un gelato nel culo, eh. Cosa collezioni? Ma io colleziono penne strane, di cui una che vibra, e Daniele chiaramente mi continua a dire giustamente che la uso per altri scopi. I burro di cacao finiti, io tengo tutte le confezioni, ne avrò una cinquantina, non so perché. Lo sperma è dolce o salato? Sala dolce. Che ne so io? Che schifo poi. Da chi non ti faresti mai trombare? Ma da chi non mi farei mai trombare? Ma guarda, cioè, ma ce n'è per tutti, ce No, no, ogni buco è per tutto, chiunque venga non ha problemi. Come dormi? Come dormo? Con gli occhi chiusi dormo, non è che cazzo di domanda è? Bene, grazie.
Su che lato preferisci? Sul lato che... un po' destra, un po' sinistra, se no mi si addormenta la chiappa. Ma no, pancia sotto preferisco. Scorreggi davanti ad altri? Assolutamente sì, è un modo per socializzare. Se scappa, scappa. Ora, se sono in mezzo a degli sconosciuti, magari cerco di trattenermi, ma neanche più tanto. Quindi sì. Mare o monti? Ma assolutamente monti, il mare e il sole mi fanno caccare i porci. Ma monti, cioè mare proprio zero, ma zero proprio. Vino o birra? Per quello che lo reggiamo io e Dani, basta un moncherie che siamo già... Sono astemio, totalmente, come la Stefania, oltretutto, quindi proprio zero. La cosa che non hai mai fatto, ma che vorresti fare. Non lo so, ci devo pensare, sicuramente sarà una cazzata, tipo che ne so, scorreggiare in testa Maria De Filippi per dire però. Ma sai che non ho idea. Probabilmente fare un discorso serio con la Stefania. Hai mai fatto pensieri erotici su un trans? Rosario Muniz è trans, perché se sì, sì, se no, no. No, proprio no. Quando l'ultima volta? L'ultima volta, 5 secondi fa, perché Daniele me mi ha fatto ricordare quanto è figo, allora sono andata un po' via di testa. No, eh no, l'ultima volta non c'è mai stata. Succhi l'acqua alle bottiglie? No, è l'unica cosa che non succhio. Sì, io sì. Immagino che la Stefania sia una campionessa in quello. Hai mai leccato un lecca-lecca di qualcun altro? Ci sono dei ricordi che potete vedere in pillole scolastiche in cui ci siamo passati in 18 la stessa caramella, quindi. Sì, Marge Simpson, a scuola ci siamo passati in 20 la stessa caramella. Cosa vorresti fare da grande? Da grande vorrei continuare a sparare cazzate, ma guadagnandoci. Vorrei continuare a fare quello che sto facendo, riuscendo a viverci, quindi spararmi in chiave. È peggio odiare o essere odiati? Ma sicuramente è peggio odiare, essere odiati chi se ne fotte. Ma guarda, fra l'uno e l'altro, cioè sinceramente, se odi una persona, perché ti devi dispiacere di odiare una persona? Se la odi, la odi, punto. E se uno odia te, cioè, ti farei una ragione. Sai la differenza? So, va bene che sono ignorante, però cioè, ti prendere troppa confidenza. Odiati, non idioti, quindi sì. Il sesso è importante? È importante farsi pagare, sì. È importantissimo, importantissimo, specie se non è a pagamento, è molto più importante. Per quanti giorni non hai cagato? Periodo Ma massimo. periodo massimo una settimana, cioè veramente, stavo per partorire Obama, veramente. No, io appena finisco di mangiare, cioè proprio una, sai, una linea retta, il mangiare scende, ancora non putrefatto e lo cago, cioè, non c'è assolutamente verso. Hai mai fotografato le tue feci? Sì, le ho fotografate più volte, ma soprattutto quando avevano aspetti goliardici, le mandavo un po' in giro alla gente. No, non le ho mai fotografate, però ho un casino di foto della Stefani, quindi suppongo che alla fine la cosa sia uguale. Quanto ti ci vuole per ubriacarti? Per ubriacarmi, come ho già detto, basta mezzo moncherie e ecco così il succhettino e sono già partita. Direi niente, io basta che mi prendo un tè alla pesca un po' più forte, sono già bello che è andato. Da chi vorresti travestirti a Mi carnevale? piacerebbe vestirmi da stronzo, infatti volevo chiedere a Dani qualche consiglio comportamentale. Ma io vorrei vestirmi da una bagasciona di quelle proprio sbragate, di quelle. Sai, proprio di quelle zozze che ti danno la sensazione di essere zozze, così. Devo chiedere qualche vestito alla Stefania, effettivamente. Se non stessi facendo il test, cosa staresti facendo? Ma sicuramente starei facendo un altro video idiota, cioè se non è uno e l'altro. Ma starei facendo il coglione come al solito. Hai mai pensato di uccidere? Ma sinceramente qualche istinto omicidia mi uccidia. Cioè a perdere, meglio che mi ammazzano a me. Milioni di volte direi, sì. Ci hai mai provato? Non mi vedi?
Mi prenderebbero praticamente sul pianerottolo di casa col coltello in mano, neanche riesco ad andare a ammazzarlo. Purtroppo no. Avrei voluto tanto farlo, ci sono andato vicino, ma purtroppo Perché? no. Perché non c'ho voglia, fondamentalmente è pigrizia, mi sa. Beh, boh, ma no, più che altro la paura, cioè, nel senso, poi di passare la vita, poi la vita, alla fine sono 5-6 anni, in prigione per ammazzare una persona. Non tanto per la persona che ammazzo, ma per non andare in galera. Hai mai sentito i vicini trombare? Ma sì, mi mancano tantissimo i vicini al piano di sotto che dicevano chiamami cucciola, e poi dopo 3 secondi finiva tutto. Lei non mi ha chiamato cucciola, che bei tempi. No, questa mi manca, però mi piacerebbe sentirli, ma più che altro farli capire, in caso li incontrassi per le scale o per strada, farli capire in qualche modo che li ho sentiti e quindi metterli a disagio, mi piacerebbe. Come hai reagito? Come ho reagito? Ero tipo lì, che ridere, scrivilo a tutti. Non li ho mai sentiti. I tuoi amici fanno più sesso di te? Sì, però non si fanno pagare, non capisco perché. Sì, alcuni sì, sicuro, altri no. Ti senti imbarazzato a Ah, parlarne? perché ognuno ha il suo lavoro. Assolutamente no. La storia d'amore più lunga? Ma preferisco altro di lungo. No, io non sono molto per le storie lunghe. Cioè, dopo un po' un po' tutto mi stanca. È brutto da dire, però è così. Probabilmente non ho ancora trovato la persona giusta. Quindi corte, molto corte. Quella più corta? Perché? Ma sulle cose corte io chiederei consiglio al mio amico Dani. Beh, sulle cose corte, guarda, io ci scommetto quello che volete che la Stefanini deve aver tirato in ballo me per un doppio senso. Sicuro, guarda, sicuro. Comunque, beh, quello più con una settimana circa. La parolaccia che dici più spesso? Quella che dico più spesso, l'ho già detto, è minchia. Ah, ma minchia non è una parolaccia, è un francesismo. E che cazzo? Cosa preferisci guardare in TV? Io in TV, se non fosse per Real Time e di Max, proprio potrei usarla per altri scopi, per. Peppa Pig. Quante ore guardi la TV al giorno? Oh, mi sto già cagando il cazzo a fare sto video che devo andare a vedere Real Time, se ci muoviamo. Tante, mi piace, quelle 30-40 ore al giorno. Andresti a vivere in un'altra città? E perché? Ma andrei a vivere in un'altra città. E perché? Non lo so, però andrei a vivere in un'altra città. Semplicemente perché la fame che può. Sì, assolutamente. New York, no, Las Vegas. Ma non lo so, sarà indeciso tra New York e Las Vegas. Poi magari mi fa, una volta lì mi fa schifo. Però ci andrei. Recita una frase di un film. Una frase di un film che mi viene. Il primo film che ho visto recentemente mi viene in mente è. Fuck fuck. Oh yeah. Beh, insomma, comunque era tipo di Foscolo. Un film sulla storia di Foscolo. L'SMS più breve. Gente che ti genera il crimine, che ti scrivono ok col punto anche dopo l'ok, cioè ci vorrebbe una pena mortale per questa gente. Ok, no, anzi, io mi ricordo un SMS che non è il più breve, però è il più strano. Al mio compleanno io ho ricevuto un messaggio da quelli che ho scritto tanti auguri, Dani, rispo. Punto. Ma che cazzo ti devo rispondere? Quello più lungo. Quello più lungo, ma sicuramente saranno le cagate che ci scriviamo io e Dani per metterci d'accordo sui video, sulle idee dei video. Cioè, veramente sembra di parlare con dei ritardati, appunto. Ma sicuramente quelli che scrivo con la Stefani sono poemi su WhatsApp, non si finisce più. Oltretutto lei ha il brutto vizio di scrivere messaggi a metà. Pensavo, invio,
che potremmo vederci in video, perché io ho un impegno in video, quindi in 5 minuti così. Hai mai fatto male a qualcuno accidentalmente? Di solito la stronza che viene colpita sono sempre ha voglia! Lei può testimoniare. Cosa hai provato dopo? Cosa ho provato dopo? Te l'ho detto, sono sempre io la stronza che viene colpita. La soddisfazione, anche perché mi dà un'immensa soddisfazione. Cosa sai fare bene? Dai, non fare così che lo sai! Cioè, non è che posso, voglio dire, così mettermi così in mostra. Comunque, insomma, si scopare, sì. Sei bravo a lecchinare la gente? Sì, però mi rimangono i peli sulla lingua, mi danno un po' fastidio. Cioè, io sono stato promosso solo per quello, solo ed esclusivamente per quello. 5 anni di superiori, mai bocciato, solo per quello. Lotta, coi cuscini o coi morsi? Ma io direi lotta con le armi, così facciamo un po' di pulizia. Bah, dipende con chi lotto. Saltare o rotolare? Preferisco rotolare, più risparmio di energia. Mi dai una botta, rotolo e arrivo in fondo alla strada. No, io saltare. Cioè, rotolare vomito subito. Quindi se facciamo una sfida con la Stefani potrei anche valutare di rotolare, effettivamente. Tre cose che guardi in una tipa. Ma in una tipa mi piace che ce l'abbia abbastanza larga, così non ce le rubiamo io e Dani. E poi niente, che sia ricca e che sia iscritta al mio canale. Dunque, che sia ricca, che abbia tanti soldi, che abbia delle azioni in borsa. Per te è più importante esserci o farci? Farci non lo so perché io so di esserci, quindi penso che sia più facile esserci. Sarebbe bellissimo! Ma esserci, assolutamente. Si vive benissimo quando ci sei. Perché? Perché non lo so, chiedetelo alla mia mamma, forse mi ha fatto con Forrest Gump. Beh, perché se ti rendi conto che ci fai, allora che senso ha? Se ci sei, invece ci sei, te la vivi appieno. Insulta l'inventore di questo test. A coglione, a mezzo di merda! Ma effettivamente ci sono delle domande che non hanno senso, cioè quindi sei abbastanza contorto. Completa la frase. Sono stufo di essere. Sono stufo di essere e non di avere. Bella questa, aspetta, me la tatuo intorno al capezzolo. Sono stufo solo di essere. Dimmi una cazzata che hai fatto. Una cazzata che ho fatto. Cioè, posso prima dirti una cazzata che non ho fatto. Guardate lo sguardo sperso. Non lo so. Quanto tempo avete? No, perché potremmo andare avanti davvero degli anni. Numero di candele che avevi l'ultima volta sulla torta? Le candele che avevo sull'ultima torta, non le avevo perché comunque ce le avevo tutte nel culo. Sapete la mia passione per il fisting di oggetti strani. Dunque, io ho tessuto a breve, compio 29 anni. Il problema è che le candele sono la mia ultima torta. Avrei voluto vederle, ma la Stefania si era subito messa nel culo ancora prima di che io riuscisse a soffiarle. Quindi pensa a te. Amsterdam o Vienna? Ma mi stai pagando il viaggio, modo per dire dove mi vuoi mandare? Amsterdam. Città con più divertimento? Ma assolutamente Genova, c'è la vita! Beh, Las Vegas. Cosa manca nel tuo frigo? Nel mio frigo manca roba che non sia scaduta, cioè praticamente ci puoi trovare i Danito, ancora quelli rosa, vi ricordate quelli liquidi che della pubblicità di Aldo Giovanni e Giacomo, quelli. Cosa mancano? Verdure, carne, pesce, insomma, solo abbastanza schifezzuole nel frigo. Animali domestici? Animali domestici? Guarda, se Dani vuole venire a vivere qua, Dani, se no sono una caga peruviana. Un gatto.
Solo un gatto, solo quando c'è la Stefani ho due animali in casa, però solitamente solo un gatto. Descrivi la tua foto peggiore. La mia foto peggiore, no, no, non mi sbatto neanche perché so che ci penserà Daniele. La mia foto peggiore, beh, sicuramente quando ero molto giovane e più largo che altro. Io però sono curioso di sapere qual è la foto peggiore della Stefani, perché nel caso, se mai ditemi se ve l'ha fatta vedere o no, perché nel caso ve la faccio vedere io, eh. Ah no? Ah no, aspetta. Aspettate, eh. Questa è la foto peggiore della Stefani. Grazie, Zen. Una bella bimba. Occhiali. Non li vedi? No? Piercing. Sì, nel clito. No? Tatuaggi. Nel clito? Sì, nel clito. No? Quanto ti piace il tuo culo? Ma io lo amo, più che altro perché comunque mi dà da vivere. Adoro il mio culo, adoro. Un libro che vorresti leggere? Assolutamente 100 colpi di cazzola. E vorrei riuscire a leggere un libro. Sei attratto da chi è ricco? Ma ovvio che sì! Ma ovvio, come si fa a non esserne attratti? Sport più stupido. Lo sport. E hanno provato a farmi giocare a calcio, per tutto dire. Numero preferito? Il 90. 69. Film Disney preferito? Il film Disney preferito? Ma questa è una domanda, potrei starci qua sui 10 anni, non me la sento di dire, ma... Oddio... Finocchio? No, Pinocchio? No, non è della Disney. La Bella Addormentata, non lo so. Le follie dell'imperatore, scusate, mi sono emozionato al pensiero di quel film. L'atmosfera più romantica. L'atmosfera più romantica è andare tipo in Corso Italia, che non è di Genova, è una strada sul lungomare, e scorreggiare contro vento che la scorreggia ti picchia nella schiena, deve, assieme, mano nella mano, deve essere bellissimo. Qui a Genova, intorno all'una di notte in via Pre, è l'ideale, c'è proprio un romanticismo nell'aria che guarda, non hai idea. Credi ai fantasmi? Sentite, per favore, poi quell'altro lì tira fuori il fantasma di casa sua che finalmente non la vedo più, quella faccia di merda. Tanto lo farà. Ma sì, no, vabbè, io devo far vedere una foto. Cioè, io non è che ci credo, ma per quanto uno possa essere scettico, davanti a una cosa del genere. Ed è una foto vera, eh? Quindi di fronte a questo posso che dire sì, ci credo. Il posto più pauroso in cui sei stato. Casa di Dani, dopo che ho visto quel fantasma di merda. Ma nella campagna che avevo a Silvano d'Orba, vicino Vada. Sei cristiano? Minchia, va bene che sono un po' mascolina, ma non sono cristiano. Sono Stefani. Eh no, sono Daniele, te l'ho detto prima, due volte, oltretutto. Un luogo che ti irrita. Un luogo che mi irrita è pisciare sulle ortiche. Tanto lei non la vedrà, immagino, questa cosa qui. La casa della Stefani mi irrita in una maniera allucinante. Cioè, lo faccio perché ci guadagno qualcosa, almeno con le visualizzazioni di YouTube. Ma Stefani mi sta facendo una rottura di coglioni, guarda. Perdoni i ritardi? Ma dipende se io sono il padre. No, li tollero. Eppure c'è chi arriva tipo un'ora in ritardo, ma vabbè. Sei vendicativo? Sì. Sì. Credi nel vero amore? Stretto, i soldi, se ci sono i soldi, sì, sto soldi. Non lo so, ho un po' di dubbietti. Guardi Beautiful? Certo che lo guardo, ho anche i DVD triplo disco.
Io lo guardo da 30 anni, da quando è uscito, voglio dire. Io già, mia madre se lo guardava, io all'interno della pancia cantavo. Caramelle preferite. Le caramelle preferite sono quelle gommolose che hanno dietro quella patina bianca, tipo sborracchiosa, buonissime. Ah, quelle che frizzano anche, che buone. Le Bean Boozled. Credi nel colpo di fulmine? Credo nel colpo della strega, più che altro. E sì, nel senso che il fulmine ti può beccare e ammazzare sul momento, sì. I Conta di più il carattere o l'aspetto fisico in una persona? soldi! All'inizio l'aspetto fisico, senz'altro. Poi, se il carattere è buono, meglio. Se ci sono i soldi, può avere un carattere di merda, può essere bruttissima, che va bene lo stesso. Ultimo insulto ricevuto? Ma mi hanno dato dell'ignorante, hanno detto è vero che su Ask mi hanno scritto è vero che tu eri l'ignorante Daniele Ralsecchione. Come cazzo ti permetti? Io la secchione non lo vedi, solo perché non ho gli occhiali da nerd. Ma mi hanno dato del secchione, che obiettivamente mai nessuno me l'ha dato in vita mia, perché non ho proprio la faccia di uno studioso secchione. L'occhiale nuovo farà il suo effetto. Come si fa a conquistare una donna? I soldi! Io mi straccio i pantaloni ed è fatto. Come si conquista un uomo? Un uomo si conquista facendogli 2 euro di sconto alla lista delle tariffe, cioè, ci vuol poco. Basta che la donna si slacci i pantaloni ed è fatto. Quale trasmissione preferivi da piccolo? Solletico! Solletico! È l'amico della noia che ti stuzzica il cazzo. Ma com'è bello qui, ma com'è grande qui, mi piace troppo, ma non è la Rai. Il tuo animale dorme con te? No, non dorme con me perché sennò dormirei in un letto di merda e piscio. Caga a tubo diretto. No, non dorme di notte, sta sveglio di notte e fa gli agguati di notte, quindi non riuscirei a dormire, no. Credi negli amori nati dopo lunghe Se avessi amicizie? come amico l'elemora, sì. No. Caratteristica della persona che ti ama? Ma la persona che mi ama deve avere la carta Visa Gold. Deve potermi soddisfare. Ultima canzone ascoltata? Cioè, non so come mai, forse mi stanno venendo ad avere i poteri paranormali, però mi pare di aver udito, ma com'è bello qui, ma com'è grande qui. Ultima canzone ascoltata. Fu Miley Cyrus. Che canale YouTube preferisci? Ma il mio? Che cazzo dici? Ma il mio, ovviamente. YouTubers italiani o stranieri? Ma assolutamente italiani. Ma perché almeno capisco cosa dicono. Stranieri. Tanto gli italiani li guardo la Stefani perché se no non capisco un cazzo quando parlano. Io mi guardo quelli stranieri, almeno poi facciamo un mix. Esprimi un desiderio. Fatto. Ok. Che film consigli di vedere? Salò le 120 giornate di Sodoma che farò vedere a Dani. Il girone della merda. Le porno orgasmo voglia di una liceale in calore. Quale tatuaggio hai? Ho scritto Welcome to the Jungle sulla baggiana. Ne ho 8, cioè elencarli sarebbe lunga. Ho un microfono, ho il mio gatto, ho un tribale, ho cose cinesi, ho la chiave di violino, il pentagramma, insomma, diverse. Quale altro ti faresti? Ma farei una scritta insert mo money su un labbro della figa. E non lo so, cioè me ne voglio fare un altro, anche perché sono 8, pare che pari portano male, quindi mi devo fare il nono, però non lo so ancora. Rivista favorita? Il cioè, ma il cioè io non lo compro, me lo presta Dani, perché so che.
Il cioè, solo che me li ruba tutti. La Stefani, cioè, ho la collezione da una ventina d'anni. Più della metà li ha la Stefani. Sul Miglior modo per dormire? letto. Beh, ti prendi una trentina di gocce di Lexotan e wow, che dormi. Verso di un animale preferito. Mi metto le tette finte per te. Ah, basta! Ma non è proprio un verso, cioè è uno di quegli animali che non ha versi, tipo il coccodrillo che verso ha, però fa un gesto, cioè così, aspetta, me lo faccio vedere. Qual è la prima cosa che pensi quando la gente ti rompe il cazzo? Di solito penso, minchia Dani, hai rotto il cazzo, perché solitamente è correlato. Che rompicazzo. Donne basse, le trovi eccitanti o paurose? No, non le trovo. Se una è più bassa di me vuol dire che è alta come il marciapiede. Sì, sono altezza perfetta, sì. Quante volte fai squillare il telefono prima di rispondere? Ma non squilla il mio telefono. Sarebbe già un miracolo. Non sarebbe il mio telefono se squillasse. Dipende da dove mi trovo. Se mi chiama la Stefanini, sono molto lontano. Come vorresti chiamarti? Ma non mi vorrei chiamare, non so cosa dirmi. Come frega. Rosario Muniz. Come ti depili? Con la trebbiatrice. Non mi depilo. Fragola o kiwi? Ma i kiwi mi lasciano tutto quella sprigno? No, la fragola. Fragola, anche se so che la Stefani, chissà per quale motivo, preferisce i kiwi. Vuoi quei kiwi? Ripetilo veloce, ci riesci? Sai che questo qua riderà pur non sentendo? Vuoi quei kiwi, vuoi quei kiwi, vuoi quei qua qui. Ma mi viene da dire qua wiwi, non so perché. Vuoi quei kiwi, vuoi quei qua. No, non ci riesco. Io mi immagino Stefani. Comunque, vuoi quei kiwi? Vuoi quei kiwi? Vuoi quei kiwi? Vuoi quei kiwi? Oh, cioè, vuoi quei kiwi? 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 Vuoi che... Ok. Bevanda alcolica preferita? Sono astemia, per me va bene, basta l'acqua guizza, appunto. Calapesca. Quale superpotere vorresti? Vorrei avere 3 secondi al giorno di intelligenza da non sparare cazzate, deve essere un'emozione rarissima. Tornare indietro nel tempo, cioè io mi guardo i numeri dell'Enalotto, me li segno, torno indietro nel tempo, me li vado a giocare e vinco l'Enalotto e almeno non avrò attorno più persone, cioè, assolutamente dementi, quale la Stefania. Emula qualcuno. Oh, ma sai che i One Direction hanno fatto una canzone che non è male? Se potessi scegliere una professione, quale sarebbe? Vorrei fare la pedicura agli anziani negli orfanotrofi. Il cantante. Sai usare i piedi per fare foot job? Sì, ovvio. So fare anche i gomiti job, i ginocchio job, sì. Ma cos'è il foot job? Ma cosa sono questi termini? Feasting, food job? Mi sento un po' ignorante. Cos'è? Ho capito che non me lo vuoi dire, anche feasting prima. Vabbè, ok. Di che colore ti tingeresti i Tutta la testa viola, fare lo chatouche fucsia, capelli? fondo viola e fondo fucsia, proprio. Sorry. Beh, con i miei capelli lunghi mi farei lo scatusci di come si chiama, quello lì. Hai i brufoli? Perché tu hai mai visto un mio video in cui avevo la mia pelle candida con un brufolo? No, assolutamente no. Quante cose sai far scrocchiare?
l'ano in primis, lo comprimo, lo allargo e fa. Le dita, la mascella. Io non so se vi succede. Ogni tanto la mattina vi svegliate, sbadigliate. Una persona che ti ha dato qualcosa nell'ultimo periodo? L'ho già detto, i soliti 100 euro a parte Dani che è mio amico che gli faccio 50. Devo dire che la Stefania ultimamente mi ha molto soddisfatto. Hai mai cagato all'aperto? Sinceramente, la miglior cagata che ho fatto in vita mia l'ho fatta in un parcheggio guardando le stelle. Fantastico, invidio troppo i cani. Epocale a Parma in un bagno pubblico, se si può considerare all'aperto, non lo so. No, se è proprio all'aperto sotto il cielo, che no. Però in quel bagno pubblico ha dato il meglio di me. E la persona che è entrata dopo, poverina, penso che ci sia morta lì dentro. Coperta o piumone? Indifferente, non me frega proprio niente. Piumone. Piumone perché è più voluminoso e quando con l'alzabandiera mattutina si vede di meno. Frase per lasciare qualcuno senza dirgli che hai un amante. Guarda, porto giù a pisciare il cane. Se non avete il cane, vi comprate il cane il giorno prima, portate a pisciare il cane e poi ve ne andate col cane. Ve ne andate proprio via col cane. Sto pensando fra tutte quelle che ho usato, qual è quella che mi è riuscita meglio. Ma probabilmente vado a fare un attimo un video con la Stefanie che poi pubblicheremo su YouTube, tanto a lei stava sul cazzo la Stefanie. Piatti favoriti? Io pratico la semeterapia, quindi la sfogliatina di sperma con i pomodorini mi piace molto. Pizza tutta la vita, pizza. Preferisci dare amore o riceverne? Preferisco dare la baggiana e ricevere soldi. Ricevere, assolutamente. Spiagge nudisti, favorevoli? Eh sì, perché no? A parte che la spiaggia sarà piena di peli pubici. Ma sì, assolutamente, insomma, mi porterei anche la videocamera. Di che colore è la tua mutanda? Non ne ho. Così sgommo sui pantaloni e lavo solo i pantaloni. Ma ho la classica mutanda da vecchio. La faccio vedere, guarda. Ho la classica mutanda da vecchio. Però mi piace, lo slip. Dov'è? Vedi, così. Fatto un po' a righe, così, un po'. Che nome aveva il tuo animale d'infanzia? Il mio animale domestico erano due pesci rossi, si chiamavano Pipì e Popò. Pipì aveva le pinne, erano due pesciolini, si chiamavano Pipì aveva le pinne gialle e Popò le pinne marroni. Io non è che abbia avuto, cioè, a parte il gatto e un criceto, però non ero piccolo. Sì, due pesciolini rossi avevo da piccolo e stavo guardando Friends in quel periodo, quindi una si chiamava Rachel e l'altra Monica. Come ti chiamavano da piccolo? Da piccolo mi chiamavano. Oh, vieni qua, vai! Famiglia Terrona. Dardo, non chiedetemi. Dardo. Se fossi in galera, per cosa ci saresti? Sicuramente per aver ucciso Daniele. Dopo un po' la pazienza finisce. Per aver vivisezionato la Stefanie, perché cioè, ho tentato proverei una goduria tale nel farlo. Qual è il negozio che sceglieresti per rubare? Sicuramente la casa del dildo. Ma più che altro perché me ne mancano alcuni pezzi, non c'ho più soldi, devo averli tutti. Saturn, Media World. Fnac, 1 euro, Troni, Euronics, potrei andare avanti all'infinito. Cosa fai di solito quando ti senti giù?
Mi metto un dito al culo, uno in bocca e poi li scambio. Mi faccio fare un pompino e passa tutto. Giorno della settimana? Oggi è mercoledì, che cazzo te ne frega a te? Sabato. Cosa non fare al cinema? Ma assolutamente, se avete i capelli alti tipo Marge o se siete alti come questo cazzone, mettetevi in ultima fila perché io non vedo niente, non posso vedere tra un'orecchia e l'altra vostra. Guardare il film. Ti piacciono i test scemi? No, mi stanno sul cazzo. No, mi offendono profondamente. Bene, l'intervista sta per finire. Quante bugie hai detto? Assolutamente nessuna, perché? Perché questa domanda? Trovi che io abbia mentito? Guarda, mi offendi profondamente. Come ti senti dopo queste domande? Mi gira il cazzo perché devo tagliare un'ora e quattro di video, cioè, perché ogni 3 secondi ridiamo e dobbiamo tagliare, perché noi facciamo finta di essere in 2 stanze diverse, però non è vero, siamo appiccicati. Direi benissimo, tanto al montaggio ci penserà sempre che cazzo me ne frega a me. Io benissimo. Saluta i creatori di questo test. Grazie per aver fatto queste domande di merda. ci siamo divertiti come dei pazzi. 1 ora e 4, 1 ora e 5, 1 ora e 6, 1 ora e 8, 1 ora e 9, 1 ora e 10, 1 ora e 5. Ciao, grazie.